Ugo Pagliai e Paola Gassman insieme a teatro in Odio Amleto. Ma che vi ha fatto Amleto? Appunto, niente, io non lo odio, anzi lo amo tantissimo. E chi lo odia è chi non riesce a farlo. Infatti in questo caso Gabriel Garco, che è un divo della televisione, l'entourage cerca di fargli fare il gradino più alto per essere più apprezzato anche come attore, ma è lui che lo odia. Invece io, facendo John Barrymore, gli spiego, come un padre a un figlio, che non bisogna odiare ma avere paura. E la paura porta, diciamo, sì, all'odio di qualche cosa, però vincendo la paura del drago, quindi sconfiggendo il drago che è Amleto, ecco che si impara a recitare Amleto. Cioè uno ci deve mettere tutto il proprio se stesso, il proprio talento, la propria rabbia, la propria sete, insomma, di arrivare e dare tutto quello che uno può dare come attore al pubblico, e quindi a quel punto lo fa amare Amleto. Invece il suo ruolo femminile? Io sono l'agente teatrale, quella che propone all'attore, appunto al protagonista, di fare Amleto, e quindi spero che lui accetti, perché penso che per un attore interpretare Amleto sia molto importante. E però, siccome appunto apparirà il fantasma di Barrymore, eccetera, io ho la capacità di vederlo, ho la possibilità di vedere, e fra l'altro Barrymore ha avuto una storia con questa donna che ha la stessa età. E quindi è una partecipazione, la mia, ma molto centrata, molto carina. E la commedia è anche molto divertente, e nello stesso tempo però con degli argomenti seri sul teatro, sul perché di fare certe cose, quindi gradevole. Ci incuriosisce questa cosa, Ugo Pagliai, la signora Gassman con Gabriel Garco, cioè è proprio quasi uno scontro, ma non generazionale, è proprio quasi uno scontro di ambiti, no? Di cose diversissime. Come vi siete trovati? Certo, uno mette sulla bilancia la propria esperienza e deve trasmettere, in questo caso a Gabriel, che però recepisce molto bene, trasmettere la volontà al massimo per poter vincere appunto il drago, il famoso drago che è appunto Amleto. Ecco. Quindi si applica il ragazzo. Sì, si applica, sì. Noi abbiamo sempre fatto personaggi e autori che abbiamo molto amato, soprattutto anche Paola, perché è stata incinta di Pirandello per almeno 6 anni, faceva solo ruoli che aveva... Una gestazione lunghissima, come ha resistito? Per 5 anni mi capitava sempre di fare un ruolo in cui ero incinta, allora sono stata io che ho detto, ma sono incinta di Pirandello da 5 anni. Comunque, tornando a Garco, siccome noi abbiamo già avuto una esperienza, cioè nel senso che abbiamo recitato questa commedia nella scorsa stagione per un periodo, quindi possiamo dire tranquillamente che è stata una bellissima esperienza, e ci siamo trovati benissimo, per cui è un ragazzo che ha affrontato anche lui questa cosa con grande serietà, anche umiltà se vogliamo, e quindi è stato un bellissimo rapporto. Per chiudere, ma quanto è bello il teatro? È la nostra vita, la nostra esistenza, insomma, e noi recitiamo tutte le vite di tutti gli spettatori che ci sono, perché è sempre la stessa vita tutto sommato, i temi, le conflittualità sono quelli, e quindi noi le raccontiamo con molta gioia e molta partecipazione. Ma cosa posso dire io, che ci sono nata proprio dentro? Noi lo riteniamo il più bel mestiere del mondo, mio padre diceva che era questo, e speriamo che anche la gente consideri sempre il teatro, insieme a tutte le altre forme di spettacolo, però il teatro ha una particolarità che nessuno potrà togliergli, quella dell'essere diretto nei confronti del pubblico, è un rito e come tale è molto importante. Grazie mille. A voi.